Eccoci qua, ciao a tutti, ben ritrovati, ben ritrovate. Oggi, come vedete, parleremo di attrezzi per la potatura. Infatti ormai siamo nel periodo invernale e durante l'inverno la principale operazione che bisogna effettuare è appunto quella delle potature. Allora iniziamo subito con questo video. Ecco, come vi ho detto nell'introduzione, oggi parleremo di attrezzi per la potatura e come vedete davanti a me ci sono veramente molte tipologie che andrò ad illustrarvi tra pochissimo. E vi ricordo che le potature sono una delle operazioni più importanti da svolgere durante l'inverno, soprattutto per la maggior parte, ma poi anche esistono delle potature che vengono eseguite durante la primavera e durante l'estate. In ogni caso, se volete imparare a potare correttamente le vostre piante, sia ornamentali sia da frutto, trovate dei video dedicati sul mio canale. Allora iniziamo subito con questo video. Come vedete davanti a me ci sono tutta una serie di strumenti che sono tutti però manuali e questa è la prima distinzione che dobbiamo fare. Esistono degli strumenti come in questo caso manuali che quindi sfruttano la nostra forza, la forza delle nostre mani per eseguire le operazioni e ci sono poi anche degli strumenti a batteria. Poi vi illustrerò quali sono i pregi, i difetti e le differenze, però vi dico subito che gli strumenti a batteria sono abbastanza costosi e sono più adatti quindi a un utilizzo professionale. Nel nostro piccolo spazio possono essere invece molto utili questi strumenti e quindi iniziamo subito con le forbici da potatura. Esistono tre tipologie di forbice, qui adesso ne vedete due solamente, queste sono della medesima tipologia e poi c'è questa qui. Illustro le differenze. Ecco, queste sono delle forbici cosiddette a battente. Per quale motivo? Perché quando noi le apriamo vediamo che sono formate da una lama e appunto da quest'altra parte che prende il nome di battente. Quando noi eseguiamo il taglio, la lama batte ripetutamente sul battente e questo è un altro tipo di forbice, sempre comunque a battente, quindi vedete la lama e il battente. Quando eseguiamo il taglio, il battente ci aiuta ad applicare una maggior forza e quindi questo tipo di forbici, le forbici a battente, sono molto più utili quando eseguiamo dei tagli sul legno, quindi legno duro, legno secco, eseguono dei tagli molto buoni. Invece sulle parti verdi ci sono un po' più di sbavature e tendono a far comprimere troppo il legno perché la zona della corteccia, diciamo più esterna del ramo, non è ben lignificata nelle piante verdi e quindi in quel caso è meglio optare per quest'altro tipo di forbici, ossia le forbici a lama passante o a bypass, come vogliamo chiamarle. Vediamo qual è la differenza. Abbiamo sempre la nostra lama e qui al posto del battente abbiamo la cosiddetta controlama. Quando noi andiamo ad eseguire il taglio, la lama passa e sorpassa poi la controlama, quindi ve lo mostro anche dall'altro lato, come vedete quando chiudo la lama passa oltre la controlama, quindi è un po' come il funzionamento delle normali forbici che abbiamo a casa e in questo caso si esegue un taglio particolarmente preciso e molto adatto soprattutto per le piante verdi, insomma, quindi trova un po' più di fatica l'utilizzo nei rami, nelle parti legnose, perché le forbici a bypass non ci offrono quella resistenza, quell'aiuto che ci danno invece le forbici a battente, però come vedete sono molto poco ingombranti rispetto alle forbici a battente e quindi le forbici a bypass sono molto utilizzate nel campo della viticoltura, quindi della potatura delle viti e poi anche quando abbiamo magari delle siepi, delle zone un po' difficili da raggiungere dove dobbiamo fare delle rifiniture. Poi ci sono anche delle forbici che qui purtroppo non vedete perché non le abbiamo, sono le forbici a cosiddetta doppia lama,
quindi praticamente hanno una lama di qua e una lama anche dall'altra parte, e quindi quando andiamo a effettuare il taglio ci sono due lame che si chiudono contemporaneamente e quindi offrono un taglio estremamente preciso che cicatrizza molto in fretta, quindi sono molto utili nel campo della frutticoltura oppure nella potatura dei rosetti, perché le rose tendono poi a chiudere le ferite con un po' di difficoltà. Comunque adesso vi ho messo la foto, come avrete visto, a video, e quindi sapete riconoscere anche questo ultimo tipo. Ecco, all'inizio del video vi ho detto che vi avrei spiegato le differenze tra forbici manuali e a batteria. Fondamentalmente una forbice manuale costa poco, pesa poco. Una buona forbice è attorno ai 200 grammi, più o meno anche meno, come peso, quindi sono molto leggere, però si fa un po' di fatica quando si effettuano dei tagli magari per molte ore, e allora entrano in gioco le forbici a batteria, che sono molto costose, questo è il punto debole, però permettono di lavorare per molte ore senza affaticare la nostra mano. Ecco, oltre all'aspetto riguardante il peso, che è molto importante perché un attrezzo pesante affatica ulteriormente il lavoro, bisogna considerare la sicurezza. E quindi, come vedete, ci sono moltissimi tipi di chiusure, e quindi qui abbiamo il semplice gancio alla base della forbice, qui invece abbiamo un gancio a rotella laterale che permette di chiudere la forbice, qui ancora abbiamo un gancio, diciamo, clic-clac, quindi sollevandolo la forbice si chiude. Ulteriormente qui abbiamo anche un altro utilizzo che è la regolazione dell'apertura della mano, quindi qui è molto aperta, come vedete. Se abbiamo la mano un po' più piccola, qui possiamo anche andare a selezionare l'apertura più ridotta, quindi è un vantaggio ergonomico non da poco. Quando scegliamo il tipo di forbice, insomma, più adatta alle nostre esigenze, è bene valutare anche questi aspetti. Ci avviamo verso la conclusione del video, andiamo a vedere gli ultimi attrezzi che ci sono sul tavolo. Beh, ho messo anche un paio di semplici forbici perché non sono da sottovalutare. Quando dobbiamo andare a fare delle piccole pulizie, ad esempio sui fiori, delle piccole cimature, un semplice paio di forbici è più che sufficiente per i nostri scopi. E poi andiamo sugli attrezzi un po' più pesanti, insomma. Ci sono, beh, intanto i forbicioni, quindi i cosiddetti le cesoie tagliasiepi, ecco come è giusto nominarle, e come vedete hanno questa bella impugnatura e queste due grandi lame che trovano la loro applicazione quando dobbiamo tagliare una siepe. Quindi fondamentalmente c'è questa, in questo modello, questa rotella che permette di avvicinare o stringere, insomma, lo spazio fra le lame, e ci permette di andare a tagliare con rapidità, appunto, le siepi. Poi invece abbiamo il segaccio cosiddetto. Ecco, il segaccio per le potature, e questo è richiudibile, e se noi andiamo ad aprirlo, come vedete, c'è questa lama molto dentellata che serve solo per andare a tagliare le parti legnose, quindi i rami particolarmente grossi, quando facciamo delle potature importanti, ecco, possono essere tagliati con questo segaccio, che ha due blocchi, quindi così e poi si richiude. E quindi è tascabile, molto facile da portare appresso, e risulta anche, appunto, molto, molto utile quando potiamo delle piante arboree. E infine quest'ultimo strumento sono le forbici troncarami. Come vedete, le troncarami hanno questa impugnatura molto lunga, e alla fine abbiamo la nostra forbice, che comunque è un tipo battente, se avete seguito il video dall'inizio, perché come vedete abbiamo la nostra lama e qui abbiamo il battente, quindi quando chiudiamo la lama va a battere sul battente, proprio perché questo tipo di forbici è più adatto per il taglio di rami di medie dimensioni, quindi rami che non riusciamo a tagliare con le semplici
semplici forbici, diciamo a mano piccoline, e quindi richiedono uno sforzo maggiore e ci viene in aiuto questo, questo fantastico attrezzo. Questo è un po' vecchio, l'impugnatura anche non è allungabile, adesso ho trovato in commercio anche dei modelli molto più diciamo ergonomici, che si possono allungare, che hanno insomma delle impugnature anche un po' più salde e così via, ecco. Bene, direi che possiamo chiudere qui questo video. Se avete ancora qualche domanda sull'utilizzo dei vari attrezzi per le potature, potete farmela nella sezione dei commenti. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e io vi do appuntamento sempre qui al prossimo video.